E mentre Zola dice Milan-Salisburgo, atmosfera a San Siro fantastica, ho avuto i brividi. Salvatore Bagni, ex giocatore come Zola del Napoli, dice il Napoli vincerà lo scudetto a prescindere da Bergamo. Questo sarà da vedere. Van Dijk, difensore del Liverpool, Giroud è più difficile da marcare di Messi o Haaland addirittura. E Piqué si ritira, l'annuncio del difensore del Barcellona. Senza dimenticare Europa League, Conference League, dove la Roma andrà ai playoff di Europa League per continuare in questa competizione. La Lazio retrocede in Conference League andando a fare degli spareggi e la Fiorentina invece farà degli spareggi per andare avanti con Conference League. Praticamente un casino, ma non dimentichiamo anche una cosa importantissima: i ricavi. E quindi entriamo subito nel nostro Milan a bomba. Quali sono? E soprattutto perché Paolo Maldini è stato nominato architetto del Rinascimento Milan? Tutto questo lo vediamo adesso in questa nuova puntata qui sul canale della Tribù Rossonera. Buongiorno a tutte e a tutte, a tutte e a tutti, care e cari amici della Tribù. Come state? Siamo arrivati a venerdì 4 di novembre. Nei prossimi 9 giorni, 3 partite decisive contro Spezia in casa, Cremonese martedì fuori casa e la prossima settimana in casa contro la Fiorentina per chiudere questo primo step, dove purtroppo poi ci sarà sto mondiale che onestamente è una rottura di, che sappiamo benissimo, fino poi a gennaio, dove incomincerà un nuovo campionato. Per tanti aspetti, anche per questioni economiche, che adesso vedremo subito, e calciomercato, dove c'è una notizia che stuzzica un po' l'entusiasmo anche del popolo milanista. Innanzitutto, questo che vi stavo dicendo, quanti soldi porta la Champions League nelle casse del Milan? Ebbene, tutte le squadre italiane in questo momento hanno guadagnato ben 15,64 milioni per la partecipazione, più 33 milioni per la Juve, che in ogni caso gli è andata bene lo stesso, che aveva il ranking storico più alto. Il 18,2%, il 18,2 milioni a Napoli, 15,9 l'Inter, 14,8 il Milan. I bianconeri tuttavia però hanno incassato solo 2,8 per il market poll, cioè in base ai risultati del girone, mentre il Napoli 14 e Milan e Inter 9,33. La squadra di Allegri poi si porta a casa 9,6 milioni per il passaggio. Non porta a casa, scusate, i 9,6 milioni per il passaggio agli ottavi, quindi ha incassato la Juve 52 milioni 89, meno l'Inter con 57, meno di Inter con 57,19, il Milan 60 milioni, Napoli 66. Questo è riportato da Calcio Finanza. Quindi il Milan si porta a casa un gruzzoletto da ben 60 milioni di euro. E lo reinvestiremo in Ziyech, che ormai è un nome che da 2 anni sta circolando nell'ambiente Milan, o un giocatore che dicono possa essere il futuro Leao. E stiamo parlando di colui che ha giocato proprio contro di noi l'altro giorno con il Salisburgo, ossia del talentino. Poi bisogna vedere se sarà un talento o non sarà un talento. Questo lo vedremo col tempo, perché prima di dare dei talenti ci vuole del tempo né dei magnà di Pagnotta per essere considerato tale. Ebbene, stiamo parlando di Noah Okafor, proprio del Salzburg. È in scadenza il 22enne, nel 2024 con la squadra austriaca. Stanno cercando in qualche modo gli austriaci di poter rinnovargli il contratto, ma sembra che il ragazzo non abbia intenzione, perché probabilmente ci sono sirene dai grossi club europei, e uno tra questi è proprio il Milan. Ebbene, il 22enne ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e in chiave Milan ha fatto degli elogi che poi col tempo valuteremo se hanno un fondo anche di verità
per quanto riguarda l'approccio o meno al club rossonero. Lui dice: il Milan è una squadra molto forte, parliamo di un grande club con una storia leggendaria. Già il fatto di poter sfidare i campioni di Italia in carica per noi è una bella esperienza. Mercato dice che sia Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, ogni campionato ha un fascino particolare. Vale lo stesso per i singoli club. Quando ci sarà qualcosa di concreto, valuteremo insieme analizzando i vari fattori. Ebbene, sembra che il giocatore sia già negli appunti della dirigenza rossonera insieme a Luka Susic, ventenne, che anche lui ha fatto vedere cose egregie in questa Champions League, anche contro il Milan, che tra l'altro ha creato uno schema tutto particolare Pioli proprio per lui, quasi mettendogli in marcatura uomo il nostro Sandrino Tonali. E chi è stato comunque colui che ha preso gli appunti su questi giocatori? Ebbene, stiamo parlando del architetto del Rinascimento Milan. Parole testuali che addirittura non vi potete immaginare, arrivano proprio dal giornale di Torino, che anche oggi si mangia il suo bel grissino, filo juventino e beh, agnellino, con in grande la vera Juve nei loro occhi, e c'è Minetti e Fagioli che fa vedere il corso futuro della Juve, che non dicono che comunque hanno preso tutto ad esempio per il Milan, perché sarebbe screditarsi, no? E dunque al lato mettono Golden Maldini, il Milan è tornato fra le top 15 d'Europa, il DT è l'architetto del Rinascimento rossonero e lunedì sarà premiato proprio da Tutto Sport come miglior dirigente del 2022. Ebbene, il 7 novembre, proprio nella città della Mole, nella manifestazione degli European Golden Manager, il dirigente rossonero, leggenda chiaramente della storia del nostro Milan, della dinastia Maldini, che cominciò col grande Cesarone suo papà e continuato col nostro Paolino, viene definito appunto l'architetto del Rinascimento rossonero in Italia ed in Europa. Maldini insieme a Massar, cioè le 3M, Maldini, Massara, Moncada, non ha praticamente sbagliato nulla, nonostante le risorse limitate rispetto ad altri club, portando in rosa dei giocatori che all'inizio diciamo: ma chi è questo, chi è quell'altro? E parliamo tipo Rafa Leao, Teo Hernandez, Sandro Tonali, lo stesso Mike Maignan. L'ultima scommessa è chiaramente Charles de Ketelaere, che lui assicura di non avere dubbi che presto esploderà, ma non solo giovani talenti, anche perché Maldini ha creduto in persone come Ibra, che era già sulla fase del tramonto della sua carriera, piuttosto che Simon Kjær, la cui presenza sta aiutando tantissimo, insieme anche all'altro che verrà presto rinnovato, che si è girato anche l'altro giorno, e stiamo parlando di Oliviero Lo Sparviero Giroud, la cui presenza, appunto, dicevo, sta aiutando tantissimo il blocco dei giovani che c'è stato in questi anni nel Milan. Quindi si è creato una sorta di via di mezzo, un equilibrio tra le parti. Stamattina la cosa che a me sicuramente fa specie è che proprio ne parla Tutto Sport di questa cosa, e che viene proprio da un giornale di Torino che noi già ben sappiamo che è filo juventino per tanti aspetti, invece che magari da altri giornali che potrebbero essere più filo milanesi, come la Gazzetta dello Sport, che stamattina si sofferma in grande con un Lukaku quanto mi costi. Ma Lotta, ma quanto non costa Lukaku? Ma se non ci è costato niente, ma non hai visto che abbiamo venduto 115 e ce lo siamo ripresi in prestito, dai! Zan. No, perché io ho problemi con tutti i creditori qua, io con questo che sta sempre infortunato ora Belgio, cosa fa le Belgio? Va a mangiare cioccolata Belgio? Ma che cacchio dici, Zan? Ecco, sempre il piccolo scherzo ci vuole, ragazzi, per un po' rianimare il video. Dunque l'Inter riflette proprio su questa situazione di Lukaku, dove anche facciamo intervenire anche la mamma di Lukaku. Io, mamma Lukaku, veramente nervosa per quest'altro infortunio per mio figlio, gli avranno messo sicuramente qualche occhio, qualche malocchio, prezzemolo e finocchio. Vabbè, ma sei tu che tu fai sempre i riti voodoo, l'avevi fatti contro il Milan e tutto quanto, quindi dai, sì. E dunque, finora sono stati spesi 46.875 euro al minuto per due reti. La società fa i conti con il campione fragile, che in Belgio è a curarsi, molto probabilmente potrebbe saltare anche il mondiale.
Cavoli loro che vogliono prendere figurine panini e poi sappiamo benissimo che le minestre riscaldate poi non vanno tanto bene. E per concludere, anche Ibra, proprio Milan, infinito Giroud, rinnovo pronto, anche Ibra dice lo esalta, è da mondiale. E mi sa proprio che a sto punto Deschamps, dopo le ultime due chiamate che si dice abbia fatto in queste settimane al campione francese, probabilmente se lo porterà proprio nella spedizione in Qatar. E in grande, attenzione, c'è Napoli, ti fermo io, con Gasperini, con la G di Gasp stile Superman, ma io vi dico la cosa. Ho i miei dubbi. Questa squadra, come altre squadre, la scienza la cacciano solo con il Milan. Poi spero di essere smentito proprio domani in Atalanta-Napoli. Tra l'altro oggi, per quel che mi sembra, non dovrebbe esserci la conferenza stampa tipica del giorno prima di Stefano Pioli. Se ci sono altri aggiornamenti durante la giornata, noi ci rivediamo. Dunque, un ringraziamento speciale a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale. Grazie, grazie di essere entrati e di entrare in questa stupenda community che è la Tribù Rossonera, che non solo è qua, c'è anche il gruppo Facebook, Telegram, poi in privato per gli abbonati, per coloro che si abbonano al canale e per coloro che sostengono il canale anche con donazioni. Entrate anche in gruppi privati di WhatsApp dove potete parlare direttamente anche con me, a parte sostenere ovviamente il lavoro quotidiano. Mi raccomando, il like è sempre benvenuto, chiaramente se ti è piaciuto il video, se ti sono piaciuto io e vedere altri contenuti del genere, iscriviti con campanella attiva, controllando, perché a volte le notifiche non vengono. Sappi che comunque un paio di contenuti al giorno, mattina e sera, su questo canale ci sono sempre per rimanere sul pezzo ed essere la community di riferimento del grande popolo rossonero. Detto questo, noi ci rivediamo a un prossimo appuntamento. Ti auguro una grande giornata, ricordando il grande mantra sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Un bacione alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, aug, 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 e noi ci vediamo qui a un prossimo programma. Ciao!